Il corso di oggi è stato ideato e realizzato dal professor Francesco Galletti, direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria del Policlinico Universitario di Messina, che dopo il successo dello scorso anno ha voluto ridare la possibilità agli specialisti di poter affinare, attraverso interventi chirurgici su preparati anatomici, quella manualità necessaria per potersi meglio approcciare alla chirurgia, integrando così insegnamenti teorici con vere e proprie pratiche dissettorie. È così, professore Francesco Galletti? Sì, sì. Grazie per l'introduzione. Anche quest'anno abbiamo voluto continuare sulla scia della formazione dei giovani specialisti nell'ottica di quell'acquisizione delle abilità manuali e della conoscenza reale dell'anatomia attraverso questi corsi di dissezione. Corsi di dissezione su preparato cadaverico che hanno lo scopo, appunto, come abbiamo già detto, di fare acquisire al corsista, alla conclusione dell'iter, quella conoscenza di quell'anatomia di relazione che è necessario passo per potersi cimentare poi nelle sale operatorie con i pazienti affetti da patologie di interesse otologico. L'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria del Policlinico Universitario di Messina, diretta dal professor Francesco Galletti, collabora con una prestigiosa università spagnola. Buongiorno, sono Luis García Ibáñez, direttore del Centro Otologico García Ibáñez di Barcellona, e sono diversi anni che collaboriamo con il professor Galletti, con tutto il gruppo otologico di Messina. Infatti loro vengono ai nostri corsi come professori già da più di 20 anni, penso, o più, e dalla nostra corsi, che adesso siamo verso il 115 corsi di sezione, siamo molto contenti perché alla fine si è riuscito, perché non è facile fare un corso di sezione, è un lavoro, devi mettere attrezzatura, devi avere i cadaveri, devi avere la gente giusta, e delle volte non è facile perché l'amministrazione non ti aiuta a fare questi corsi, e il professor Galletti è riuscito a tirarlo su, e penso è il secondo corso che va avanti, è basico per la formazione degli specializzanti, dei chirurghi che ormai stanno operando, per aggiornarsi alle nuove tecniche per poter fare più interventi. Così siamo molto contenti che alla fine possiamo collaborare anche noi, venire qua e mettere un po' anche della nostra parte per tirare su questi corsi. Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto il primo corso, è stato un corso meraviglioso, devo dire, ricco di soddisfazioni, e che vogliamo rivedere anche a settembre. Questo anno di svolta potrebbe continuare ad arricchire voi e noi, di una scuola prestigiosa. Luis García Ibáñez mi onora con la sua presenza, a quella memoria che, ripeto, è fondamentale per continuare a un futuro forse migliore. Grazie. Sono tantissimi anni, io mi ricordo quando ancora ero alla scuola di medicina, io purtroppo ho dovuto cominciare ad andare in sala di sezione quando ancora studiavo medicina, dico purtroppo.
quindi c'è penso che alla medicina ormai c'è tanta politica, c'è tanta amministrazione e il rapporto umano anche non con i pazienti si tra i propri colleghi si sta e poter compartire questi momenti che sono per imparare ma anche soprattutto volevo anche chiedervi scuse per il mio italiano, non è che lo uso tanto adesso e cercherò di non sbagliare troppo. Prego di correggermi, di dirmi, non si dice così.